Benvenuti a tutti, buonasera ragazzi, e ci ritroviamo qui in questa nuova puntata su Strategia Immobiliare 2.0 con la nostra carrellata di super ospiti. Allora, nel frattempo che si comincia a collegare qualche persona, mi fa piacere di tutti i commenti che sono arrivati relativamente all'ultima intervista che abbiamo fatto al nostro super agente canadese Frank Leo. È sempre un'opinione di soggetti che ottengono dei risultati veramente importanti, e a quel punto io spero che guardando queste live andiamo a analizzare che le cose sono possibili, per cui esistono degli esempi di persone che sono riuscite a ottenere dei risultati straordinari, che hanno due gambe, due braccia, due occhi, due orecchie, esattamente come noi. Allora, vi chiedo come al solito un check di audio e video prima di partire e prima di presentare questo nuovo super ospite, per cui attendo un feedback. E, che altro vi volevo dire? Durante la live darò spazi alle domande, per cui mi fermerò, cercherò di guardare, chiedo anche dalla regia se vedono qualche domanda interessante che me lo mettono in sovraimpressione, in modo che possiamo rendere, come posso dire, interattiva questo tipo di live, che è un po' il mio obiettivo. E perché questo ospite? Allora, prima di entrare proprio nel merito, vediamo se mi danno la conferma che si vede, si sente, ragazzi, perfetto, vedi i primi, scrivetemi come state. Ok, Pasquale, perfetto, stanno cominciando a arrivare le prime persone. Allora, vi dicevo, io ho conosciuto questo ospite un po' di anni fa, quando ero alla ricerca di realtà che ancora nel panorama italiano non esisteva, erano molto lontani i temi, i concetti di team o numeri che magari adesso anche gli italiani hanno cominciato a esprimere. E per la nostra modalità, per come lavoravo, io parlo per me, a un certo punto il tuo collo di bottiglia è quello che per aumentare i risultati, e sei tu, magari un'altra persona e basta, l'unico modo per farlo è aumentare il ritmo e aumentare le ore che dedichi comunque alla tua attività, che è una cosa non sostenibile nel medio-lungo periodo, ci sono un miliardo di casi. Ma tu in cuor tuo ti senti tranquillo perché? Perché dici, no, guarda che io lavoro duro, eccetera, quindi questo è il massimo che si può fare e via andare così. In realtà non è detto che se tu lavori duro 100 ore al giorno, di là che sia sostenibile o meno, effettivamente stai ottenendo il massimo. Per cui quello che è la paralisi da slancio di cui parlavo oggi è quello che sostanzialmente è un po' il limite, secondo me, di quello che è in Italia, degli agenti, ma non solo italiani in generale. Io, conoscendo questo soggetto, che si chiama appunto Riccardo Raiani, ho capito, e lui e anche altri agenti portoghesi o Frank Leo, che esisteva un modo di fare la nostra attività a livello imprenditoriale, non solo a livello di libero professionista. Quindi è stato veramente un ottimo mentore anche questo. Ok, vedo che mi sentite. Ciao Nico, ciao Fabio, ciao Maurizio. Ciao Alessandro, grazie Pasquale che mi hai dato l'ok, si vede, si sente benissimo, ok. Allora, a questo punto io farei entrare in primis la nostra super interprete, se me la mettete dentro, ve la presento al volo. Ciao Raffaella. Ciao, ciao a tutti. Allora, la nostra Raffaella ci accompagnerà in questa intervista con Riccardo, e lei parla benissimo portoghese, brasiliano, tutto quello che volete, e cercherà insomma di supportarci in questa bella intervista. Bando alle ciance, se ho l'onore di presentarvi questo super ospite che si chiama Riccardo Raiani, che tra altre cose oggi ha avuto un premio, penso il primo in Europa, avevo capito bene Raffaella prima? Sì. Ok? Primo in Europa al raggiungimento dei 10 milioni di euro, giusto? Non dollari, euro, perché lui è in Portogallo, ok? Di fatturato. A questo punto voglio vedere il premio e voglio vedere Riccardo, se me lo fate entrare. Ah, Riccardo, il microfono mi sa che è chiuso. O microfoni, tem que abrir. Hola. Hola. Hola, Riccardo. Nice to meet you. Hello, Simon.
Hello, 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 hello. E allora, Raffaella, la prima cosa che chiederei a Riccardo è di farci vedere questo mega premio, primo in Europa, lo voglio vedere perché nessuno l'ha visto e è un'esclusiva di strategie immobiliari. Sì, por favor, puoi mostrare il premio per tutto il mondo? Premio è grande, è pesato. È pesante. Però... Allora, se ci facciamo dire, Raffaella, come si può ottenere quel premio lì? Então, come è che puoi alcanzare questo premio, Riccardo? Essa è la prima domanda. Então, obrigado pelo convite, por estarmos aqui, mas a primeira pergunta é fácil. Primeiro tens que ser consultor imobiliário, senão não estou a ver onde é que vamos arranjar os 10 milhões de euros. Diciamo che la prima domanda è molto facile, che per ottenere questo premio come minimo bisogna essere un agente immobiliare, se no non si può arrivare a questi risultati. Ok, ok. Allora, come dicevo prima, ho conosciuto Riccardo a Lisbona e in un incontro dove top producer italiani sono andati a trovare questi super team portoghesi qualche anno fa. Sim, Simone te conheceu alguns anos atrás num evento que ocorreu em Portugal, onde os top managers da Itália foram encontrar os portugueses. E, all'epoca, in Italia, non esistevano concetti di team come quelli che c'erano a Lisbona. E allora la nostra azienda, anche su qualche mio suggerimento, ci ha creato questa trasferta. Na época, na Itália, não existiam esses conceitos de equipa, como tem em Portugal. Aí que o Simone obteve da sua empresa de fazer esse encontro com vocês. Dopo quell'incontro, sono esplosi i team in Italia. Aí depois desse encontro, aí que exploderam as equipes na Itália também. Quindi tutti i broker italiani sono arrabbiati con Riccardo. Então todos os broker italiani estão zangados com Riccardo. Ok, allora parto dalla prima domanda. Se ci racconta un po' la sua storia, come è entrato nell'immobiliare, come ha deciso di costruire poi l'equipa Raiani. Então, a primeira pergunta é se pode falar um pouco da sua história e de como começou a sua aventura. Sim, posso. Obrigado. São boas palavras estas que o Simone partilhou. Esta ainda bem que fez diferença essa viagem a Portugal. Sì, come prima cosa grazie per le belle parole di Simone. Sì, e ainda bem che fez differenza na vita do Simone, na vita dos agentes in Italia, essa viagem a Portugal. Meno male che questo viaggio in Portogallo ha fatto la differenza per Simone e per tutti i suoi colleghi agenti. Depois, eu quando comecei nesta atividade, eu não sabia nada de imobiliário. Ok, quando ha cominciato non sapeva niente del mondo immobiliare. Eu estava ligado ao negócio dos carros. Sì, lui era legato al business delle automobili, della vendita di automobili. Eu nunca tinha visto um documento de uma casa, não sabia como é que se fazia, não sabia nada. Non aveva mai visto come si faceva una transazione per la vendita di una casa, non sapeva niente di tutto questo. E também non tinha dinheiro. Quando entrei non tinha dinheiro. E non aveva neanche soldi quando ha cominciato. Perché io ganhei molto dinheiro nos carros, ma também perdi esse dinheiro. Perché aveva guadagnato tanti soldi con le automobili, ma li aveva persi tutti. Ok. E então io precisava di un negozio che non fosse preciso ter molto dinheiro per cominciare. Aveva bisogno di iniziare un business in cui non ci fosse bisogno di una base di tanti soldi per cominciare.
Então, eu vi uma entrevista de um top producer em Portugal, uma entrevista de 2008, onde ele dizia que para se ganhar muito dinheiro só era preciso ter sapatos e cartões. Ok, ha visto un'intervista di un top producer portoghese nel 2008 in cui diceva che per cominciare bastava avere delle scarpe e il portafoglio. E i sapatos tinha? Le scarpe ce le aveva. E os cartões, achei che non era assim tão difficile. E pensava che non fosse così condivisibile il portafoglio. Okay. E então eu comecei. E comecei do zero. E così ha cominciato da zero. Comecei numa rede. Eu tive essa preocupação. Eu não comecei por começar. Eu fui estudar e fui analisar os pequenos escritórios, fazer um negócio sozinho ou entrar numa rede. E eu escolhi entrar numa grande rede. Ok, ha iniziato entrando in una rete, ha analizzato i piccoli uffici, ha deciso che era meglio, invece di partire da solo come indipendente, era meglio partire come parte di una grande rete. Ok. Ma quando io comecei, io non consegui, io non acreditei que era possível. Quando eu comecei, eu queria, mas as minhas ações não eram de consultor imobiliário. Não sei se me estás a perceber. Quando eu comecei a trabalhar, mas eu não tinha a certeza que aquele era o caminho. Ok. Quando hai iniziato, ha provato, ma non era sicuro che era il cammino giusto, il percorso giusto. Então, eu continuava a trabalhar nos carros. Quindi ha continuato per un po' a lavorare con le automobili. Então, no primeiro ano, eu queria ser consultor imobiliário, mas eu não conseguia deixar o outro trabalho que me dava algum dinheiro para comer. Quindi il primo anno voleva essere un agente immobiliare, ma non riusciva a lasciare l'altro lavoro con le automobili che perlomeno gli dava un po' di soldi. E eu era um péssimo consultor imobiliário. Ed era um péssimo agente imobiliário. Eu faturei 10 mil euros o ano inteiro. Ha faturato 10 mil euros em tutto l'anno. Então ano eu pensei... 2009. Ano 2009? Que 2011. Ano? 2011. 2011. Ok. 2008 foi... Eu li a entrevista que era de 2008. Il 2008 era l'intervista che aveva visto, okay, con cui ha iniziato. Ma io fui in ottobre del 2010, foi quando eu entrei na Remax. Ottobre del 2010 quando è entrato nella Remax. Então, in 2011 eu recebi 10.000 euro di commissioni. Nel 2011 ha ricevuto in tutto l'anno 10.000 euro di commissioni. Io pensai in desistire. E pensava di smettere. Então, alguém me disse, tu tens que levar isto a sério, tens que respeitar o negócio. Qualcuno gli ha detto, devi prendere questa cosa sul serio e rispettare questo tipo di business. Tu tens que deixar todas as outras ocupações. Devi lasciare tutti gli altri lavori che stai facendo. E quando eu deixei, a minha vida mudou. E quando li ha lasciati è quando la sua vita è cambiata. E no principio foi mais difícil. All'inizio è stato molto difficile. Eu tive dois princípios. Ha avuto due inizi. Tive o primeiro princípio e depois tive o princípio a sério. C'è stato il primo inizio e poi c'è stato il vero inizio, quello serio. Mas passou um ano. È passato un anno. Portanto, eu devia ter recebido este prêmio ano passado. Quindi avrebbe dovuto ricevere questo premio l'anno scorso. Ok. Ok. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque isto só funciona quando nós
fizermos o início a sério. Não é quando assinamos, é quando fazemos o início a sério. Perché sta spiegando questo? Perché è convinto che l'inizio è quando, quando ci si prende sul serio, non quando firmiamo un contratto come agenti, ma quando iniziamo, quando siamo sicuri di voler iniziare davvero. E quando eu comecei a fazer o que estava nos livros da Remax, eu comecei a ter risultati. E quando ho cominciato a fare davvero quello che c'era scritto nei libri della Remax è quando ho iniziato sul serio. E a única coisa che stava scritta no libro das Remax, ou a coisa principal che stava nos livros da Remax, è tens que estar na rua. La cosa principale che c'era scritta nel libro della Remax è devi stare in strada. Sempre che io entrava na agência, a minha chefe dizia: o teu trabalho è na rua. Tutte le volte che entrava nell'agenzia, la sua capa gli diceva tu devi andare in strada. E quando io fiz isso, o negozio cresceu. E quando ho cominciato a fare questo è quando il suo business ha cominciato a crescere. No primeiro, no segundo anno, ma io vou dizer che è il primeiro. Nel secondo anno, che però è, sarebbe il primo serio, diciamo. Io fiz 70.000 euro. Ha raggiunto 70.000 euro. No terzo anno, no secondo anno, fiz 150. Nel terzo, che sarebbe il secondo, 150. E aí eu quis contratar uma assistente. Não era normal in Portugal. Eu achei que tinha que ter uma assistente. E allora ha deciso di contrattare un assistente. Non era una cosa normale in Portogallo, ma lui ha deciso che era la cosa migliore da fare. Então, contratei uma assistente e contratei, isto foi, depois fiz 500.000 euros no quarto ano. E nel quarto anno ho fatto 500.000 euro. Sim, 500. 500. Ok. 500. E aí já era eu e mais um colega. E a quel punto era lui e un altro collega. E a assistente. E l'assistente. Então, para passar dos 150 para os 500... Per passare dai 150 ai 500... Eu percebi que tinha que criar um modelo novo. Ho capito che bisognava creare un modello nuovo. Novo in Portugal. Nuovo in Portogallo. No Canadá e nos Estados Unidos era normal. Sì, è una cosa che negli Stati Uniti era normale, era in Portogallo che era strana. Então, se eu não tivesse criado a equipa, eu acho que tinha passado dos 150 para os 200, 250, 300, ia crescendo muito devagar. Se não avesse... Scusa, desculpa. Quando eu criei a equipa, os resultados não somaram, mas multiplicaram, e eu já vou explicar porquê. Ok. Se non avesse creato questa equipe, probabilmente il suo livello di fatturazione. Sì, grazie. Avrebbe cominciato a aumentare molto lentamente, mentre in questo modo è riuscito a raddoppiarlo, a triplicarlo. Ok. Intanto, depois passamos por 750, 1 milhão, 1 milhão e meio até hoje. E o objetivo deste ano são 2 milhões. Ok, quindi è passato da 150 a 500 a 1 milione e mezzo e l'obiettivo di quest'anno sono 2 milioni. Okay. Raffaella, una domanda volevo fare a Riccardo. Sì. Quali erano le caratteristiche che cercava nelle nuove persone che entravano nel suo team? Ok. Riccardo, qual era a caratteristica, qual era as caratteristiche che você procurava nas novas pessoas che entravano na sua equipa, nos novos colegas? Olha, é uma boa pergunta. Eu só comecei a ganhar dinheiro quando eu mudei. Quando eu mudei a minha maneira de pensar. Ok.
ho cominciato a guadagnare soldi solo quando ho cambiato il mio modo di pensare. Ok. E comecei a pensare che o meu maior valor é entregar duas coisas aos clientes. E ho pensato che il mio più grande valore era dare ai clienti due cose. Uma coisa, tempo e atenção. Esta é a primeira coisa, tempo e atenção. Quando eu tenho tempo e atenção para dar ao cliente, la prima cosa è tempo e attenzione, quando ha il tempo e l'attenzione da dare al cliente. E la seconda cosa è conoscimento. E la seconda cosa è la conoscenza. Ok. Então, quando il cliente me liga, io tenho que ter tempo e atenção para atender o telefone. Ok, quindi quando il cliente lo chiama, lui deve avere tempo e attenzione da dare al cliente. Io nunca tenho pressa. Non ho mai fretta. Ok. E quando il cliente me liga, no tempo e atenção che io gli do, io entrego conhecimento. E quando il cliente lo chiama, nel tempo e nell'attenzione che gli dà anche la conoscenza. È come se fosse un avvocato. Come se fosse un avvocato? Un avvocato può essere molto buono, ma se noi queremos parlare con l'avvocato e non conseguimos. L'avvocato può essere anche molto buono, però se noi cerchiamo di parlare con l'avvocato e non ci riusciamo. Okay. E quando noi ligamos ao advogado, se ele não tem o conhecimento. E quando io chiamo l'avvocato e l'avvocato non ha la conoscenza giusta, comunque non funziona. Io até aceito che ele não tenha o conhecimento, mas passado meia hora já tem. Io até aceito che o advogado não tenha a resposta, mas se ele me der a resposta passado meia hora, para mim está bem. Ok, io magari chiedo all'avvocato se non mi dà la risposta, però se dopo mezz'ora me la dà va già bene. Então, è essa pessoa che io sono oggi. Questa è la persona che io sono oggi. Io tenho sempre tempo, do sempre a mia massima attenzione e entrego sempre conhecimento. Io ho sempre tempo. Do tutta la mia attenzione al cliente e gli consegno la mia conoscenza. Então as pessoas que eu procurei para a minha equipa têm de fazer isto. Quindi le persone che io ho cercato da far entrare nella mia equipa devono avere questo. Então esta è la principal característica, é ter vontade todos os dias de ser melhor e di dar mais. Queste sono le caratteristiche che cerco nelle nuove persone che contratto, che abbiano voglia tutti i giorni di dedicarsi con attenzione e con conoscenza. Okay. E ci sono due domande dal pubblico, per cui gliele pongo. Okay? Una è abbastanza tecnica, ed è questa. Io penso che il team vada allargato quando il lavoro è tanto. Ok, ten duas perguntas do público. A primeira è un poco tecnica e a pergunta è essa. Eu acho que a equipe tem que chegar a ser maior quando o trabalho é mais. Oppure ou seja, allargo il team nella speranza che il lavoro aumenti. Ok, ou vou fazer que a equipa seja maior na esperança que o trabalho seja mais. Lui cosa pensa? O que que você acha, Riccardo? O microfone. Tem que abrir. É uma boa pergunta, obrigado. È una buona domanda, grazie. As duas estão certas. Tutte e due sono giuste. Mas na segunda só funciona
para quem já é muito bom. La seconda funziona solo per chi è già molto bravo. Eu vou dar um exemplo. Eu e o Simone vamos deixar o imobiliário. Ok, l'esempio è io e Simone adesso lasciamo il mondo immobiliare. E vamos vender aviões. E ci mettiamo a vendere aerei. Airbus. Airbus. Okay. Perché io e Simone non vamos vender bicicletas. Non vendiamo biciclette. Aviões. Vendiamo aerei. Ok. Então, com a experiência que eu tenho e com a experiência que o Simone tem, nós vamos estudar o mercado dos aviões e talvez possamos ter a coragem de montar logo desde o primeiro dia uma equipa. Ok, quindi con l'esperienza che io ho e con l'esperienza che ha Simone, possiamo analizzare il mercato degli aerei e costruire già dal primo giorno un'equipe, un team. Agora, se tu non tens experiência, se tu nunca vendeste duas ou três casas, se tu non faturas 150 ou 200 mil euros, vais montar uma equipa para quê? Ok, quindi se non hai un poco di esperienza e non hai venduto almeno due o tre case e non hai raggiunto almeno 150.000 euro di fatturato, perché cosa la vai a creare il team? Portanto, vai essere una equipa di fallati. In questo modo sarebbe un team di sbagliati. E qui ha molti in Portogallo. E ce ne sono molti qua in Portogallo. Ce n'è in tutta Europa, nel mondo. Ah, in tutta Europa, in un mondo intero. Então, a risposta è a che equipa cresce quando cresce il lavoro. Essa è la risposta. La risposta è l'equipe cresce, il team cresce quando cresce il lavoro, quando aumenta il lavoro. Io sono completamente d'accordo, questo è un errore classico. Sto molto d'accordo, esse è un errore molto classico. Che nasconde il più delle volte che a maioria das vezes esconde che il team leader faccia molto meno che il team leader faccia molto meno. Sei d'accordo, Riccardo? Io acho che questa equipa non ha un team leader. Penso che questa team non abbia un team leader. Agora, io gostava di parlare un poco sobre isso. Mi piacerebbe parlare un po' di questo. Perché io acho che già tive os dois modelos di equipa. Che penso che ci siano stati già due tipi di modelli di team. Primeiro, quando eu passei de 150 para 500 mil euros. Primo, quando sono passato da 150 a 500 mila euro. O meu telefone tocava tanto. Che io non conseguia dare tempo e attenzione aos clientes. Telefone. Ah, scusa. Il mio telefono continuava a suonare tanto che io non riuscivo più a dare abbastanza tempo e attenzione al cliente. Então eu tive que colocar mais uma pessoa. E quindi ho dovuto inserire un'altra persona. E os meus agentes até ter eu e mais quatro, que foi quando o Simone me conheceu. E i miei agenti, cioè eravamo io e altri quattro, che è stato il momento in cui Simone mi ha conosciuto. Mais duas assistentes. Più due assistenti. Eles viviam do meu trabalho. Loro vivevano del suo trabalho, di Riccardo. Do meu poder de atração. Del suo potere di attrazione. Eu atraía tanto negócio que não conseguia trabalhar com esse negócio todo sozinho. Atraevo talmente tanto business que não riuscivo a não conseguia tratar tudo sozinho. Tratar tudo da solo. Então a equipa cresceu. Esta é o que eu acredito que é o modelo de crescimento clássico. E in questo modo il team è cresciuto e questo penso che sia il modello di accrescimento classico. Ma io oggi tenho outro modelo também.
ma oggi c'è un altro modello anche. Ma vuoi contare solo a Simone? Ma lo racconterà solo a Simone. O modelo é simples. É que eu tornei-me uma espécie de broker. Il modello è semplice, che io sono diventato una specie di broker. Só que só tenho as coisas boas do broker. Ma solo che ho soltanto le cose buone del broker. Non sta qui nessun broker, pues no? Non ci sono broker qui, vero? Então, eu forneço ferramentas, estrutura para os melhores agentes virem trabalhar comigo. Esse é o meu próximo passo. Eu vou chegar aos 5 milhões de faturação porque vou atrair os melhores agentes para a minha equipa. Ok, quindi io fornisco gli strumenti perché gli agenti diventino migliori e arriverò a 5 milioni di fatturato, il mio obiettivo, perché attraggo i migliori agenti nel mio team. Ok, ma non ha problema con i broker perché i broker também vão ganhar, non ha problema. Non c'è nessun problema con i broker perché anche i broker guadagnano. Ok. Okay. E c'è una domanda, in realtà è una domanda che sono delle affermazioni, scusami, che a me sono capitate quando sono entrati in Remax 5 anni fa. Ok, agora há uma pergunta que na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, e que é o que o Simone encontrou quando entrou na Remax 5 anos atrás. Siete in Europa, non siete negli Stati Uniti, in Canada, qui da noi è diverso. Você está in Europa, você não está nos Estados Unidos ou no Canadá, então aqui está diferente. A me capitava all'inizio, quando parlavo di open house in Italia e nessuno lo faceva nella mia città. Isso me aconteceu quando começava a falar da open house na Itália e ninguém conhecia. E la seconda volta mi capitava, e me lo sta suggerendo un mio amico della chat, Mirko, nel momento in cui abbiamo cominciato a parlare di team qui in Italia dopo l'incontro con i portoghesi a Lisbona. E la seconda volta aconteceu quando comecei a pensar in costruire a equipa, e isso aconteceu depois do encontro con os portugueses. Perché molti pensano che in Canada e negli Stati Uniti la situazione non sia applicabile come a noi in Europa. Certi modelli. Che molta gente acha che nos Estados Unidos e no Canadá non può acontecere o mesmo modello che aqui. Volevo sapere lui cosa pensava su questo tema, della differenza dei mercati. O que você acha, Ricardo, desse tema da diferença dos mercados na Europa e nos Estados Unidos e Canadá? Bem, basta olhar para a história. E o que a história nos diz é que Portugal está cerca de 10 anos atrasado em relação ao mercado dos Estados Unidos. Hoje eu acredito que estamos a 2, 3 anos de atraso só. Ou seja, temos vindo a recuperar. Quando a Remax começou em Portugal, estávamos a 40 anos de atraso, sem dúvida nenhuma. Não havia uma rede imobiliária em Portugal. Em 2010, eu acredito que estaríamos cerca de 10 anos atrasado. Hoje, acredito que estamos a 2 ou 3 anos de atraso. E isto acontece, sem dúvida nenhuma, e o Simone é um especialista nisso, pela globalização e pela força da internet. Okay? Então, eu não tenho dúvidas nenhumas que todos os mercados de países livres vão caminhar para o modelo que já existe hoje nos Estados Unidos e Canadá, e acredito também que os mercados vão caminhar para um modelo de mediação imobiliária obrigatória. Ok,
Obbligatorio. Allora, in Portogallo, rispetto al mercato degli Stati Uniti e del Canada, sono sempre stati molto in ritardo. All'inizio erano in ritardo di 40 anni. Nel 2010 erano in ritardo di una decina d'anni. Adesso cominciano ad essere in ritardo solo di 2-3 anni. E questo, Simone è anche un esperto, quindi probabilmente sarà d'accordo, che è grazie alla globalizzazione. Quindi quello che pensa Riccardo è che i mercati cominceranno tutti quanti a seguire questo modello di mediazione immobiliaria obbligatoria. Ok. E, un'altra cosa, ed è sempre una domanda del pubblico, è la seguente, Raffaella. E il primo impatto che ha avuto su di me Riccardo quando sono andato lì è stato il suo stile di leadership. Ok, altra pergunta do pubblico. O primeiro impacto que o Simone teve quando te conheceu foi a sua liderança. E a tal proposito, lhe volevo fare due domande su questo tema. E queria fazer duas perguntas sobre isso. Come lui riesce a tenere motivato il team? Questa è la prima domanda. Ok, como você consegue manter a sua equipe com motivação? E a segunda domanda é: que cosa deve succeder per mandare perché lui licenzi un suo collaboratore del team, un suo agente del team? E a segunda pergunta é: o que tem a acontecer para você demitir dos seus colegas da equipa. Ok. Então, a primeira pergunta tem exatamente a mesma resposta. Para eu motivar os meus colegas de equipa, os membros da minha equipa, eu tenho duas formas. A primeira, tempo e atenção. A segunda, conhecimento. Ok. Ok? Sim. Então eu quero falar um pouco sobre isto. Ok? Eu estou a perguntar ao Simone se o Simone me deixa falar um pouco sobre isto. Ok. Allora, questa è la stessa risposta di prima per motivare i suoi membri a due forme di motivazione. Una è tempo e attenzione e l'altra è conoscenza. E ti chiede Simone se può parlare un po' di questo. Assolutamente sì. Ok. Claro, sì. Se no, o risultado de alguma coisa é definido no início. Podes traduzir? Ok. Il risultato viene definito già dall'inizio. Isto parece uma coisa simples, mas não é. Sembra semplice, ma non lo è. Eu vou dizer outra vez. Lo dico un'altra volta. O resultado de uma tarefa. Traduce. Ok, il risultato di un'operazione, di un compito, di un'attività è definito o dipende do inizio. È definito o dipende dall'inizio. Podemos sempre alterar as coisas a meio caminho. Possiamo sempre cambiare le cose a metà strada. Isso é um sinal de inteligência. E questo è un segno di intelligenza. Mas também é um sinal de falta de experiência. Ma è anche un segno di mancanza di esperienza. E a falta de experiência paga-se com tempo. E la mancanza di esperienza si paga nel tempo. E nós não temos tempo a mais. E noi non abbiamo più tempo. Eu não conheço o conceito de ter tempo a mais.
Non conosco questo concetto di avere più tempo. Io se tiver tempo a mais è per stare con i miei figli. Se ho del tempo in più è per stare con i miei figli. Então, qual è l'obiettivo? E quindi qual è l'obiettivo? Ok. Então, l'obiettivo è non despedir colegas di equipa. L'obiettivo è di non licenziare dei colleghi del team. Era la seconda pregunta. Che era la seconda domanda. Io nunca dispensai un collega di equipa. Io non ho mai licenziato un collega del team. Da minha equipa original. Del mio team originale. E nunca dispensai ninguém da minha equipa secundária que eu estou a criar depois dos três primeiros meses. E non ho mai licenziato nessun membro del mio team secondario, quello che sto creando adesso, dopo i tre mesi di lavoro insieme. Porque eu sou tão exigente nos primeiros três meses que acontece duas coisas. Sono così esigente che nei primi tre mesi di lavoro insieme succedono due cose. O eles se vão embora. O io sono io che vado via. No, eles vão se embora. Ah, o eles, desculpe. O sono loro che vanno via. O sono io che os mando embora. O sono io che li mando via. E per me isso non conta, perché è una esperienza, è come un namoro. E questo non conta per me, è un'esperienza. È come un namoro. È come un innamoramento. Então, se eu casar com a gente, vai ser difícil eu divorciar-me. Ok, quindi se io mi sposo con un agente, sarà difficile che divorziamo. Agora, qual è o critério para não se gastar tempo com esses problemas? Qual è il criterio per non spendere del tempo con questi problemi? Na minha equipa... Take a pen. Vai. Vai marcar. Ele vai gostar. Ti piacerà. Eu tenho três regras na minha equipa. Ci sono tre regole nel mio team. Primeira. La prima. Eu não mudei as regras, por isso Simone foi procurar os apontamentos, ele já tem as regras. Non ha cambiato le regole, quindi Simone, se lo cerchi dovresti trovare ancora quelle prima. Ma Simone oggi è molto meglio di chi era in 2017. Ma Simone, sei molto meglio di come eri nel 2017. Allora, è arrivato un messaggio? È arrivato un messaggio? Che siamo i più belli d'Europa, Riccardo. Chegou uma mensagem que vocês são os mais bonitos d'Europa. Ah, obrigado. Per me è un onore. Obrigado. Mas eu sou mais velho, por isso eu ainda sou mais bonito que o Simone. Dice che sono più vecchio, quindi sono ancora più bello di Simone. Obrigado. Então são três. Okay? Sim. A primeira. Só fazemos este trabalho. Não há outra profissão paralela. És consultor imobiliário, ponto. Ok. La prima regola è non ci sono altri lavori. Il settore immobiliare e basta. Non si può fare altre professioni. Isto è per stare nella mia equipa. Questo è per stare nel mio team. Na Remax, infelizmente, non è così. Purtroppo nella Remax non è proprio così. Ainda. Ancora. A seconda. La seconda non, regola? Não vamos por atalhos. Não seguimos por atalhos. Atalhos é shortcut. Sì, non seguiamo delle scorciatoie. Non utilizziamo delle scorciatoie. Non mentimos. Non diciamo bugie. Non contamos histórias. Non raccontiamo storie. Se non sabemos, dizemos que não sabemos. Se non lo sappiamo, diciamo che non lo sappiamo. Ok. E a terceira? E la terza? È a che eu mais gosto e
foi o que me fez ganhar 10 milhões em comissões. Foi o que me fez ganhar este prémio. Este prémio. La terza è quella che mi ha fatto guadagnare questo premio, i 10 milioni di commissioni. Non lavoro per gente stupida. Non lavoro per le persone stupide. Punto. Punto. Nunca. Mai. Por dinheiro nenhum. Per nessun tipo di guadagno. Por nenhuma angariação. Per nenhuma? Angariação, listing. Per nessun tipo di ascolto. Por nenhum palácio. Per nessun palazzo. Per nenhum prédio con 50 andares. Per nessun edificio con 50 piani. O Rajani non lavora con gente stupida. O Rajani non lavora con persone stupide. E se io non tenho clienti stupidi, come è che io posso ter colegas di equipa stupidi? Se non ho clienti stupidi, com'è che posso avere dei colleghi del team stupidi? Portanto, quando io disse há pouco, o inizio determina o fim. Quando io ho detto all'inizio che l'inizio determina la fine. Era isto che stavo a parlare. Era di questo che stavo parlando. Se tu non admitires persone stupide nella tua vita. A tua vida muda para melhor se tu fizeres a tua parte, como é óbvio. Se tu non inserisci delle persone stupide nella tua vita, com'è che può andare qualcosa storto? Ovviamente devi fare la tua parte. Então este è o meu segredo. Questo è il mio segreto. Ok. Perfetto. Ottima, veramente bella risposta. E ci sono alcune persone che chiedono una cosa di questo tipo ed è una domanda abbastanza comune. Ok. Tem pessoas que vão perguntando essa coisa, è una pergunta molto comune. Se ci dai una skill che differenzia il tuo team rispetto agli altri per essere più performanti rispetto agli altri team. Ok. Qual è per te, qual è la competenza che dà la possibilità a sua equipa di essere più performanti delle altre equipe in questo preciso momento storico, in questo momento storico, una competenza in questo momento. Olha, nós somos muito maus na parte de internet. Muito mal. Mal, sim. E dice, non siamo molto buoni, siamo molto cattivi per quanto riguarda la parte di internet. E nós sabemos que as pessoas estão em frente ao telefone. E sappiamo che le persone stanno sempre davanti al telefono. Então, eu fico muito feliz porque tenho uma margem de crescimento muito, muito grande à minha frente. E quindi sono molto felice perché ho un margine di crescita molto alto davanti a me. Como é que nós temos conseguido sobreviver e atingir estes números se nós não estamos na internet? Porque nós não estamos na internet. A equipa Rajani não está na internet. Com'è che abbiamo fatto a raggiungere questi obiettivi e questi risultati senza essere su internet? Perché l'equipe Rajani non va su internet. Nós temos conseguido estes risultados com a força da rede. Con la forza della rete abbiamo raggiunto questi risultati. Rede Remax. Con la forza della rete Remax abbiamo raggiunto questi risultati. E nós somos reconhecidos na rede. E siamo riconosciuti nella rete. Como quem tem os melhores negócios para vender. Come chi possiede il miglior business da vendere. E o que é o melhor negócio? E che cos'è il miglior business? Non è solo il miglior prezzo. Non è solo il miglior prezzo. È una negociazione facile. È una negoziazione facile.
uma negociação justa. Justa, uma negociação justa. A documentação toda em ordem. La documentazione tutta in ordine. As comissões, os nossos clientes pagam as comissões com um sorriso. I nostri clienti pagano le commissioni col sorriso. Pagamos rápido porque os nossos clientes também nos pagam rápido. Noi paghiamo velocemente perché anche i nostri clienti pagano velocemente. Porque quando fazem um negócio conosco, tudo é fácil. Perché quando fai una transazione con noi è tutto facile. Nós fazemos a nossa parte e a parte do colega. Noi facciamo la nostra parte con loro. Nós fazemos a nossa parte e fazemos a parte do colega. Facciamo la nostra parte e facciamo anche la parte del collega. Nós pagamos ao colega para não chatear. Paghiamo il nostro cliente, il nostro collega perché non si arrabbi. Ok. Então, essa tem sido a nossa grande força. As pessoas dizem que nós não estamos na internet, mas toda a gente na internet fala de nós. Ok, questa è stata la nostra grande forza. Noi non siamo su internet, ma tutta la gente su internet parla di noi. Ok. Io acho che è per essere bonito. Dice che è molto bello questo. È uno schermo contro i rompiscatole. È una tela contro i chateados, né? As pessoas chateadas. Simone, tem efeitos maravilhosos. Ci sono degli effetti meravigliosi. Eu vou dar um exemplo. Ti do un esempio. Tu conheces uma pessoa que é muito boa pessoa, te tenha enviado uma referência de uma pessoa que não seja boa pessoa? Conosci una persona che è una bella, una buona persona che ti ha dato il riferimento di una persona che non è una buona persona? No, è impossibile. E conosci alguma má persona che ti dà una referenza di una má persona uguale a ele o ainda pior? E conosci una persona cattiva che ti dà un riferimento di una persona cattiva o ancora peggio? Sì. Io no. Chiaro, chiaro il discorso. Sta chiaro. Mi stanno arrivando un po' di domande che gli voglio fare. Non siate timidi, ultimi 5 minuti, poi avevo promesso che durava un'ora, lascio Riccardo, per cui fate tutte le domande del caso e ci teniamo questi ultimi 5 minuti di domande. Vamos fazer mais 5 minuti di domande al pubblico. E la prima di Nico Sapuppo, che ci chiede quanto è cambiato e se è cambiato il settore immobiliare a seguito della pandemia. Ok, la pergunta do Nico è come e quanto si mudò il settore immobiliare seguito al Covid o alla pandemia. Sì, mudò. Foi o primeiro ano, desde que eu estou na Remax, que faturei menos que o ano anterior. Sim, é cambiado. É stata a primeira volta, da quando é na Remax, que ha faturado menos do ano precedente. Agora, não parou. Mas isso não quer dizer que se ha fermado. Então, nós utilizamos este tempo, para investir em novos caminhos. Stiamo utilizzando questo tempo per investire in nuovi percorsi. E io acredito che aquilo che io sto a fare neste periodo vai me trazer risultato e io vou ganhar mais dinheiro em 2022 do que teria ganho se não tivesse existido Covid. Credo che per quello che sto facendo io avrò dei risultati migliori guadagnerò nel 2022 di più di quanto avrei guadagnato se non ci fosse stata la pandemia. Então, aquilo che io vejo è questa situazione. Quello che vedo è questa situazione. Eu sto no imobiliário ou eu sou do imobiliário.
Eu estou no imobiliário ou eu sono no imobiliário? Porque se eu estiver no imobiliário, o ano de 2019 foi muito mau, amanhã já não estou e eu só perdi. Perché se io sto nell'immobiliario, il 2019 è stato un anno abbastanza negativo. Io so per dire. E ho solo perso. Ma se io sono do immobiliario? Ma se io sono nell'immobiliario? 2020 io dico presente. 2020 fino ad oggi? In 2021 io dico presente. Nel 2021 io sono presente. 2022 io dico presente. Nel 2022 sarò presente. 2023 io dico presente. Nel 2023 sarò presente. Então, eu tenho que fazer a análise global do meu negócio e não de 4 ou 5 meses do Covid no meu negócio. Ok. E quindi devo fare un'analisi globale di tutto il mio business e non solo di 4-5 mesi di pandemia. Ok, ok, chiaro, chiaro, chiaro. C'è un'altra domanda, se me la rimette la regia, che l'avevano tolta. Ok, e riguarda sempre i collaboratori del team. Quanto tu conosci a fondo gli obiettivi personali e professionali dei tuoi collaboratori? Ok, Riccardo, io conosco tutto. Conosce tutto. Na próxima entrevista, tu só traduzes o que eu falo, porque eu não consigo entender o cinema. Então, eu conheço tudo do meu colaborador, porque eu prefiro ter menos e bons do que ter muitos. Ok? Então, a resposta é, eu analiso o que ele faz todos os dias, como é que ele fala, quando é que ele fala, porque é que ele respondeu desta forma. Não é só as vendas. Eu sei tudo da minha equipa. E quando a minha equipa crescer, eu vou colocar alguém entre mim e alguns elementos da minha equipa para não falhar aquilo que para mim é fundamental. É uma resposta certa no tempo que a pessoa precisa. Ok, io conosco tutto dei miei collaboratori, non soltanto delle vendite, ma anche di come parla, di come si comporta, di come si muove. E quando il mio team crescerà, io inserirò una persona che faccia da intermediario tra me e i miei collaboratori, proprio per continuare ad avere il controllo. Ad avere il controllo, perché sono sicuro che una risposta giusta sia quella che è necessaria. Ok, e c'è un confine che determina quanto può diventare tuo amico un componente del tuo team? Allora non posso. Ok. Tem um limite para você ser amigo de um seu colaborador? Tem um limite depois do qual você começa a ser amigo do seu colaborador? É isso, Simone, não? Yes. Não. Mas há colaboradores meus que nunca vão ser mesmo meus amigos. Non c'è, però ci sono dei miei collaboratori che non saranno mai miei amici. Vou apresentar un irmão. Ok. Hola! What happened? You remember Bruno? I don't remember. He was having dinner with us. Don't remember. Ciao Bruno! Então, a resposta é, não há um limite para ter um irmão na equipa, para tratar como um irmão, mas não há uma regra para mim. Para mim, todos são pessoas isoladas. E há pessoas na minha equipa que nunca vão ser meus amigos, esse tipo de amigos.
Ok, non c'è un limite per avere anche dei fratelli, dei fratelli dentro al team, ma questo non vuol dire che ci siano tutti quanti possano essere miei amici, quel tipo di amici. Ci sono delle persone nel mio team che non saranno mai miei amici. Io quero rispondere meglio ainda. Voglio rispondere ancora meglio. Nella mia equipa, chi manda sono io. Nel mio team sono io che comando. E há pessoas que vão ter ciúmes do Bruno. E ci sono persone che possono avere che possono essere gelosi di Bruno, Faz parte da vida. E questo fa parte della vita. Ok, ok, ok. E ultima domanda e poi ti lasciamo, Riccardo. E questa è una domanda che ho visto, insomma, che facevano nella chat, ma era anche una domanda che mi farebbe piacere personalmente porti. Ok, ultima pergunta, também é uma pergunta do público, mas é uma pergunta que eu pessoalmente gostaria de fazer-te. E io credo che il mindset per chi fa il nostro lavoro incida almeno il 50%. Il mindset? Sì, impostazione mentale, mindset. Okay. Eu acho que o mindset, a impostação mental, no nosso trabalho, faça o 50% do trabalho. Come e cerchi giornalmente? Qual è il tuo segreto e per avere sempre un'impostazione mentale che ti faccia vedere cose che non sono ancora successe? Como é que consegue? Qual é o seu segredo? E como é que consegue ter essa impostação mental para que tu possa ver coisas que ainda não aconteceram? Olha, eu acredito que o mindset é tudo. Mais que 50% até. Mais do 50%. E credo que a impostação mental seja tudo, não soltanto o 50%. Con tutte le altre caratteristiche, onestà, eccetera, eccetera, eccetera. Con tutte le altre caratteristiche, l'onestà, eccetera, eccetera. Io quando sto frente a una persona... Quando sto davanti a una persona... Io quero essere la migliore possibilità di questa persona. Voglio essere la miglior possibilità di questa persona. Se io stiver in un stand automobili... Se fossi nel settore delle macchine, io voglio essere un Ferrari vermelho. Voglio essere una Ferrari rossa. Então, todos os dias, quando alguém fala comigo, eu quero que a pessoa, quando vira as costas, diz: Que ser humano straordinário. E quindi tutti i giorni della mia vita io voglio che una persona, dopo che ha finito di parlare con me e mi gira le spalle, dica che persona, che essere straordinario. Ma io non sto a parlare solo di clienti. Ma non parlo solo dei clienti. Se io for a caixa del supermercato, io vou ser a pessoa mais simpática che foi aquele supermercato. Se vado alla cassa di un supermercato, voglio essere la persona più fantastica che è arrivata in quel supermercato quel giorno. In tutto che io faccio, io quero essere la miglior persona che esteve lì in quel dia a fare aquella cosa. In tutto quello che faccio, voglio essere la persona migliore che è stata lì a fare quella cosa. E è così che vivo. Ed è così che vivo. Io penso che... Oltre questo non si possa andare ed è una chiusura, direi, bellissima. Acho que além disso non podemos ir e che è una fechatura molto bonita. Mi sono anche leggermente emozionato quando lo dicevi. Sto até emozionato. Então io gostava di dire una cosa a Simone per terminarmos, che sei che stiamo sul tempo. Volevo dire un'ultima cosa a Simone per concludere. Ok. Eu tenho muito orgulho em ti. Sono molto orgoglioso di te. E sigo todos os teus passos. E seguo tutti i tuoi passi. E o caminho que tu estás a traçar é um caminho de vencedor. E obrigado por tudo o que estás a fazer
pelo nosso setor imobiliário. Il cammino che stai facendo è un cammino da vincitore e grazie per tutto quello che stai facendo per la Remax. Grazie mille, non ho parole. Non tengo parole, mais. Noi ti ringraziamo tutti e direi che è stata una delle più belle interviste che io ho fatto da quando faccio interviste. Muito obrigado, acho que essa foi uma das melhores e mais bonitas entrevistas che eu já fiz. Io penso che la nostra azienda e in realtà tutto il mondo immobiliare. Che? Io penso che la nostra azienda e tutto il mondo degli agenti immobiliari. Ok, e acho che a nostra impresa e tutto il settore immobiliare abbia bisogno di gente come Riccardo Raiani. Precisi di persone come te, Riccardo. Ti salutiamo, è stato un piacere, stammi bene, la prossima volta che vengo a Lisbona ci mangiamo due gamberi in quel ristorante che non mi ricordo il nome. Acho que entendeu. Entendi. Está capito. Está combinado. Ricardo, stammi bene. Obrigado ao auditório, obrigado a todas as pessoas que me estão a ouvir, obrigado a ti, Rafaela, muito obrigado. Grazie a tutti. Ciao a tutti ragazzi, buona serata e ci vediamo alla prossima.